Un Natale da cane, la manifestazione organizzata dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezione di Soverato. Qui davvero è partito un messaggio di sensibilizzazione, ma anche di tanto amore, passione e spirito di abnegazione nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Serena. Sì, allora il messaggio di questa serata è stato proprio quello appunto di sensibilizzare più persone, come dicevo prima, ad accompagnarsi a vita a un amico a quattro zampe o quantomeno di rispettarli, perché è vero che anche loro calpestano il nostro stesso suolo e quindi hanno diritto al giusto rispetto. Appunto con l'intervento di Ernesto io ho voluto parlare di randagismo che qua sul Soveratese fortunatamente non abbiamo, un po' per la buona amministrazione sempre presente sia con noi come associazione e alle problematiche, e un po' anche perché comunque esistiamo noi come rifugio che cerchiamo di tamponare. Quello che è il progetto che noi stiamo cercando di fare col sindaco, che diciamo che dovremmo essere a buon punto, è apposta il canile sanitario provinciale, che è una struttura dove è gestita dall'ASP veterinaria e garantirebbe il pronto soccorso, il primo intervento per i cani, per tutti i randaggi dei paesi limitrofi. Farebbe capo qua a Soverato, quindi tutti i comuni devono far riferimento qua a Soverato, fin quando nel momento in cui si accala più un cane e dopo il passaggio sanitario viene ricoverato presso il rifugio. Quindi questo tutela un po' gli animali di tutti i paesi limitrofi? Sì, assolutamente, per legge bisogna che ogni comune si convenzioni con una struttura, perché come dico sempre noi non possiamo essere come punto di riferimento, sì, ma non come punto d'accoglienza, perché quelli siamo, la capienza è quella. E quindi anche solo il discorso del passaggio sanitario, dove il cane comunque arriva, si microcippa, intestata al comune, si ha le prime cure, poi dopo l'osservanza sanitaria può essere introdotto in un rifugio dove già ci sono i cani che comunque stanno bene. Ecco, il messaggio è arrivato sicuramente forte e chiaro al pubblico anche numeroso presente qui in teatro. Tra l'altro ci siamo anche emozionati nel vedere gli amici a quattro zampe disabili in carrozzella. Pensate di ripeterla la manifestazione? Allora, noi sì, confidiamo di fare una seconda edizione, sicuramente, con nuove proposte, tanto il tema è sempre quello, sensibilizzare e riportare un livello di rispetto, quello che dico sempre, se le persone, c'è tanta gente che non gli piacciono, rispettiamoli perché loro hanno diritto al rispetto, sono esseri viventi come noi. E poi sicuramente adottiamo e prediligiamo un amico a quattro zampe del rifugio, del canile. Il rifugio, sì, perché a parte che comunque adesso si vedono anche tanti cani di razza in giro, non è che solo ed esclusivamente i medici, però se noi riusciamo a cogliere questo messaggio e quindi ad adottare più possibile presso i rifugi sarebbe una bella cosa. Still special. Let's take a chance and fly away somewhere alone. Did you get too late? We took the time. No one's to blame. My time flies so quickly. Starting all